Benvenuti siate tutti al Circo dello Sorrore. Circo degli Orrori, come nasce questo circo? Nasce dalla testa da un matto, proprio un matto, no? Da Suso Silva, che è premio nazionale circo alla Spagna e che ha avuto sempre una visione del circo un po' strana e un po' diversa, no? E nasce soprattutto per rincontrarvi con i giovani che avevano lasciato il circo e noi avevamo questa voglia di che i nostri le nostre giovani, i nostri amici possano avere un spettacolo di circo divertente, molto gamberro, non so come si dice in italiano, molto gamberro, è proprio fatto per lui, no? Per loro. Prima di tutto la gente giovane, c'è tanto tempo che non viene al circo, allora quello è già qualcosa di più per noi, no? Perché è tutto una sorpresa per loro. E dopo c'è teatro, c'è cabaret, c'è l'orrore, c'è l'umore, c'è una poetica del terror che sempre ha piaciuto ai nostri pubblico, e quello io penso che è il mischio di tutto quello con il circo, che è molto importante, perché noi alla fine facciamo circo. Quando mischi tutto quello e la gente vede un'altra volta il circo, quello è una sorpresa incredibile per tutto il mondo. La musica in questo spettacolo è importantissimo, è la maniera che abbiamo noi di connettare con il pubblico, di farli sentire delle cose che solo con la musica sei capace di farlo, no? Io penso che in un 60-70% la luce, l'atmosfera, la musica, la storia anche che si conta, perché non solo sono artisti che fanno il suo numero nel circo, c'è una storia dietro quegli artisti, dietro quel numero, è tutto un mischio che è favoloso. Ci impieghi a truccarti? Ma o meno un'ora e mezza, dipende di avete un po' ma più o tanto, non tanto, no? Dipende, no? Un'ora e mezza. E la preparazione artisticamente tutta la vita praticamente, perché è una cosa che tu fai quando è nascita una vocazione che tu hai, allora tu vai all'università, tu fai cosa per imparare questo, finalmente quando lavora con l'esperienza, soprattutto con l'esperienza con il lavoro con il pubblico, è quando veramente acquista tutta l'esperienza, no? E tutto il risultato di questo lavoro. Ma non è facile, è un lavoro di tanti anni, che non è una cosa di due settimane, no? Una cosa complicata. Anche un anno. Sì, è un mistero questo, veramente. E per finire, heavy metal! Grazie! Ciao ragazzi, come stai? Ah, ciao! Io sono Cloaca! Io mangio tutta cosa che si muove. Io posso mangiare a te, se vuoi, per ridere. Okay. Sì, domani tu vieni e ti mangio. Okay. Va bene? Troveresti poco. Sì. Di dove sei? Io, Palermo. Palermo! Questa città è stanruna, a me mi piace. È similare alla cloaca, è bellissima. Che bei denti. Sì, io ho un buono dentista. Sì. È morto. Me l'ho mangiato. Scusa, quanti anni hai? Forse è timido.
o forse non ne ha voglia. O chissà, ce ne andiamo. Non hai paura? Fai tu un'intervista a noi, dai. Io faccio quello che vuoi. C'è bisogno la tua sangue. Mi lascia la tua sangue? Mi lascia che ti dà un morso? Mi vuoi dare un morso? Bene, bene. A un braccio? No, no, il collo. Come ti piace? Le piace a tutti. Questa idea diventa vincente del circo dell'orrore, no? Questa è un'attrazione che ha conquistato. Sì, è un grande successo nella Spagna, in Latino America, in Nord America, in tutta l'Europa e finalmente, come non poteva essere in un'altra maniera, sta succedendo il miracolo in Italia, in Roma, Milano, Torino, Catania e poi Palermo, questa bella terra. Si prende con questo spettacolo. La sangue del catanese, la sangue della gente di Palermo, mi piace tanto. È importante per apprendere di nuovo alla gente nuova, alla gente giovane, alla gente che non va al circo tradizionale, c'è bisogno di fare algo nuovo, no? Fusionare il teatro, la commedia, il cabaret, l'orrore e l'umore. Questo è veramente il segreto di questo spettacolo, umore, terrore. La gente di 25, 30, 35 anni, hai gente che viene qui che mai ha ido al circo e che non le piace, lo spagliacci, lo clowns, ma gli picca la curiosità con il circo dell'orrore. E finalmente il pubblico termina sempre in piedi, con i bravi, che siamo molto, molto agradecidos, no, al pubblico dell'Italia. È sempre un spettacolo nuovo, sempre un spettacolo diverso, divertente, cada città, cada paese, l'umore è distinto, è diverso, non hai tempo di aburrimento, capisci aburrimento? Di aburrire, non so come si dice, perché è sempre diverso, no? Tanto per la gente che viene 3, 4, 5 volte del pubblico, perché è sempre diverso. Quanti anni ha il Circo degli Orrori? Non so. Non lo so. Da quanto tempo? Llego tarde, con la nariz, sí. Llevamos casi unos 10 años, o 9, 9, 10 años. 9, 9, 10 años. ¿Cuántas horas de trucco ti bastano? Normalmente c'è bisogno di aiuta della mia collaboradora, ma sempre hai una, due ore di trucco per tutti, no? Il pagliacci, il clown, il Nosferatu, è un grande lavoro. Grande lavoro per fare un spettacolo veramente impattante visualmente, se no non volevo fare una cosa poco importante. Bello naso, eh? Anche il tuo, eh? Ah, io me lo tolgo, tu te lo tieni tutta la vita. È parte dell'esito del spettacolo che siamo incorretto, politicamente incorretto, maleducato, sbordes, si parla come si parla nella strada. E questo mi piace, no? E la gente dell'Italia parla troppo forte, no? Come la spagnola.